Ricostruzione pubblica, snellimento delle procedure, più personale, sblocco del genio civile, la questione delle tasse sospese dopo il terremoto e da restituire. Sono queste le principali problematiche che amministratori locali, sindacati, organizzazioni di categoria, professionisti e parlamentari hanno esposto ieri pomeriggio al primo tavolo sulla ricostruzione che si è riunito dopo 3 mesi di stop dovuto alle elezioni regionali. A convocarlo il presidente della regione Marco Marsilio, che ha così voluto riunire le fila di un discorso che troppo spesso viene portato avanti da tanti soggetti differenti. Ricostruzione che non riguarda soltanto il terremoto del 2009, ma anche i sismi più recenti. Con il decreto sblocca cantieri da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che porta con sé novità per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016. La prima criticità e quella più importante è il fatto che non riusciamo ad impegnare i fondi per la ricostruzione privata. Il numero delle pratiche che ogni mese vengono licenziate dagli UTR secondo me sono ancora poche. Stiamo cercando delle soluzioni in collaborazione con l'ufficio speciale, con il direttore, l'ingegner Figo, per quanto riguarda soprattutto un provvedimento che elimina ed evita che l'istruttore dei SAL venga fatta dagli UTR, quindi togliendo lavoro e tempo all'esame delle pratiche. Il problema a monte è sempre quello della carenza di personale? Beh, certamente, dalle 72 unità non riusciamo mai a superare le 52 unità, quindi è chiaro che un terzo dei dipendenti non lavora. Diverse anche le richieste dei costruttori dell'Aquila, che vogliono maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della ricostruzione. Una delle grandi questioni, spiega il presidente dell'ANCE Adolfo Cicchetti, è la necessità di garantire finanziamenti oltre il 2020. I contributi sono tali quando diventano cantieri, quindi bisogna ragionare sulle prospettive di cantierabilità. I cittadini, i committenti, le imprese vogliono arrivare a far girare la gru sui cantieri. Quali sono questi incagli? Ad esempio il genio civile, che con l'ultima delibera del 17 di aprile rischia di paralizzare ulteriormente la ricostruzione. Poi abbiamo allargato anche un po' l'orizzonte, ricordiamoci che il 2020 scadranno i fondi della legge stabilità 2015, vanno riprogrammati i fondi, ma soprattutto questo territorio deve dimostrare capacità di spesa.